Questa settimana su ANN la Chiesa Avventista firma una convenzione con il comune di Oriolo Romano. Adra Italia interviene nel terremoto del Lazio e delle Marche. La violenza sulle donne è stato il tema centrale della Festa Solidale 2016 a Cesena. Questo e altro ancora. A tra poco. Benvenuti su ANN, un servizio della Chiesa Cristiana Avventista Mondiale, in collaborazione con il Dipartimento Comunicazioni dell'Unione Italiana. Grazie per aver scelto di seguirci anche questa settimana. Il 14 settembre è stata una mattinata storica per i vertici della Chiesa Avventista in Italia. Il Presidente dell'Unione Italiana e il Sindaco di Oriolo Romano hanno firmato una convenzione che permette alla Chiesa Avventista di Oriolo di utilizzare un edificio del comune come luogo di culto per 15 anni a titolo gratuito. È la prima volta che un'amministrazione comunale e la Chiesa Avventista sottoscrivono un accordo di questo genere. La comunità avventista è presente da molti anni a Oriolo ed è conosciuta e apprezzata dalla cittadinanza per la stretta collaborazione con i servizi sociali del comune. Svolge infatti i vari interventi in favore delle famiglie indigenti. La convenzione firmata ad Oriolo è, secondo il Presidente dell'Unione, un'opportunità da seguire anche in altre città italiane. Hope Channel Italia e la radio RWS erano presenti all'evento e hanno intervistato i protagonisti della storica firma. Guardiamo il video. La convenzione è un atto ovviamente bilaterale nel quale i due soggetti, quindi il Comune e la Chiesa di Oriolo Bracciano, hanno preso degli accordi tra le parti. Ecco, questo è uno degli esempi, forse il primo a livello nazionale, di attività congiunta tra un Comune e la Chiesa Avventista. Questo nello specifico è un atto di gestione dell'immobile comunale per una durata di 15 anni a fronte di una manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, confinata all'interno di questi 15 anni. Il comune in realtà lascia gli spazi così come sono, non richiedendo nessun tipo di locazione, nessun tipo di affitto. Una convenzione che ci permette di essere ancora più visibili sul territorio e un riconoscimento da parte del comune di comprendere e di sapere che c'è appunto una comunità come quella avventista che si prodiga, che si è messa a disposizione della società. Per noi questa convenzione è la risposta anche di, diciamo, di anni di lavoro da parte anche di altri colleghi, pastori che sono passati e che hanno costruito la chiesa di Oriolo Bracciano, perché prima era la sede Bracciano, e che poi ha compreso tempo passando appunto il tempo che la cosa migliore era vivere in una struttura che il comune poteva lasciarci. La prima convenzione che permette quindi a elementi della cittadinanza, in questo caso ecco la Chiesa Avventista che è presente qui a Oriolo, di fondamentalmente poter utilizzare in maniera complessiva un immobile che noi abbiamo per un lasso di tempo importante, stiamo parlando di 15 anni, e poterlo anche rigenerare, quindi fare degli interventi manutentivi ordinari e straordinari, soprattutto sulla parte del tetto, allora, si tratta di un immobile vecchio che anche per il disuso aveva dei problemi, insomma. Abbiamo ampliato queste possibilità anche all'immobile e al patrimonio comunale, quindi questa è una prima scelta in questo senso. Speriamo anche che possa aprire il percorso su altre scelte, e noi ne siamo orgogliosi chiaramente, ma anche per l'intenso rapporto che abbiamo con la Chiesa Avventista, con la comunità d'Oriolo.
questo percorso non solo abbiamo il sindaco, non solo l'assistente sociale, ma abbiamo noi la collaborazione di una banda musicale, perché non possiamo dimenticare che la nostra convivenza nei locali che abbiamo firmato è con una banda musicale, Giacomo Puccini, che ci ha dato, è stata la prima che ci ha accolto. E questo è stato anche ed è ancora oggi una collaborazione bellissima. Lasciatemi dire ancora un'ultima cosa, sapendo quanto è bello ascoltare che una banda musicale suoni Viva Speranza, no? Una banda che è, come dire, è al servizio della cittadinanza, in quelli che sono anche le culture di questa cittadina cattolica, no? Ecco, suonare un inno come quello nostro, Viva Speranza, è commovente. Adria Italia è impegnata negli aiuti post-emergenza ai terremotati del Lazio e delle Marche. Dopo le forti scosse del 24 agosto, la situazione si è presentata subito grave alle montagne del centro Italia. Amatrice, Accumoli, Arquata, Pescara del Tronto e diverse frazioni sono state completamente distrutte. Il bilancio delle vittime è di 297. Adria Italia e la Chiesa Avventista si sono subito mosse. 16 sfollati del terremoto sono stati accolti nel centro polifunzionale della comunità avventista di Rieti, dove volontari e membri di chiesa hanno offerto anche un servizio di mensa. Inoltre Adria è entrata nella rete di aiuti nazionali, così nella chiesa di Rieti sono arrivati camion di donazioni di beni di prima necessità da diverse parti dell'Italia per essere distribuiti ai terremotati. Ora, a un mese dal sisma, è iniziata la fase post-emergenza, ma la terra continua a tremare nel centro Italia. Adria Italia e la Chiesa Avventista hanno identificato già alcuni ambiti specifici per aiuti con interventi immediati. L'attenzione è rivolta alla ripresa delle attività lavorative delle famiglie colpite. Nei primi interventi sono state aiutate 5 famiglie con l'acquisto di attrezzature da lavoro ed è stato anche acquistato un computer per la proprietaria di un'agenzia assicurativa che ha perso tutto sotto le macerie. Questi interventi hanno benefici a medio e lungo termine. Sono possibili anche grazie al contributo di quanti hanno aderito alla raccolta fondi aperta da Adria Italia. Per contribuire visita il sito www.adriaitalia.org. Guardiamo ora un servizio di Off Channel Italia girato alcuni giorni dopo il terremoto. Quello dei terremoti di mercoledì scorso è stato da paura dei rumori che sono stati lì a Amatrice e che tremava da casa, diciamo destra a sinistra e di altezza. Noi poi abbiamo salvato i bimbi, la famiglia nostra, la prima cosa, che la casa tremava, noi scendevamo giù. Dopo che abbiamo fatto la famiglia nostra, ho salvato la famiglia, dopo sono andato ad aiutare alla gente sul palazzo nostro, lì fuori il palazzo, tutte le parti. Perché ci ha aiutato pure il carabiniere, noi due che eravamo più giovani siamo fuggiti, ma il carabiniere non l'ha fatto. Il carabiniere è rimasto lì sotto, è rimasto. Materiale nuovo, qua abbiamo molto materiale di igiene, qui. Qua. Qua tutto questo materiale qua, coperte, materiali da igiene, tutto catalogato. Qui abbiamo coperte nuove per l'inverno. Qui vogliamo, abbiamo raccolto il materiale che abbiamo ricevuto, che riceveremo i prossimi giorni. In particolare stiamo creando la possibilità con dei contatti di collaboratori sul posto di andare a servire delle persone che vivono in periferia rispetto all'epicentro, che hanno comunque carenza di materiale che noi disponiamo. E se non l'abbiamo, attraverso un circuito di associazione di Rieti, noi possiamo recuperare in 24 ore quello che possiamo poi portare alle persone. Che ci date anche di pensare a quello che potrà essere il bisogno fra un mese e mezzo, fra due mesi, in quelle zone particolari, particolarmente colpite e in cui è difficile. Adria Italia si sta muovendo insieme alla Chiesa Avventista di Rieti,
Di solito all'inizio delle emergenze noi contattiamo sempre, diciamo, la chiesa locale che è vicino ai luoghi del disastro. Sicuramente oggi siamo qui un po' a raccogliere i bisogni principali che vadano oltre quello che ci si possa immaginare a distanza, perché si può pensare che serva cibo, si può pensare che servano tante cose, ma bisogna analizzare la realtà e capire i bisogni principali quali sono, quelli a cui già non hanno risposte tante altre organizzazioni, le istituzioni, per cui in qualche modo cercheremo qualcosa che non sia già una risposta da parte di tanti altri. E sicuramente quello che nella nostra mission, nella nostra filosofia è quello di avere un intervento maggiore nel post emergenza, visto quello che abbiamo a disposizione, visto le nostre risorse. Sicuramente quando si spegneranno un po' i riflettori mediatici e quando magari se ne parlerà un po' meno, il nostro obiettivo è quello di continuare ad esserci e soprattutto rivolgerci alle piccole realtà, nel senso quelle famiglie che magari sono rimaste isolate. Quindi andremo alla ricerca un po' di questo per sostenere famiglie e ancora il resto è, diciamo, work in progress. Anche ADRA a livello internazionale ci ha contattato diverse volte e ci ha fornito il sostegno tramite una raccolta fondi anche internazionale. Quindi il bello di ADRA, della Chiesa Avventista, è poter vedere che c'è questo mondo unito anche in maniera internazionale per provare a dare un supporto, una mano nel piccolo ma sicuramente concreto. Abbiamo ricevuto la disponibilità di alcuni psicologi ma anche animatori a mettersi a disposizione gratuitamente e volontariamente per l'assistenza anche ai bambini, per alleviare le giornate che trascorrono così un po' nel disorientamento. Quindi siamo in fase di organizzazione, ma probabilmente anche questo servizio verrà attivato. Dalle chiese ci arrivano molte disponibilità di volontari, però stiamo cercando di quantificare bene le risorse realmente necessarie per non creare magari un accumulo di risorse al momento e invece poi successivamente, quando saranno più necessarie, insomma. Dopo il terremoto nel centro Italia, la Chiesa Avventista ha espresso cordoglio alle famiglie colpite. Alcune ore dopo il terremoto del 24 agosto, la Chiesa Avventista italiana ha inviato un messaggio di cordoglio a quanti sono stati colpiti. Il segretario generale ha detto: «Esprimiamo solidarietà e partecipiamo al dolore delle famiglie delle vittime di questo nuovo disastro naturale che ha colpito la nostra nazione. Preghiamo per loro, per i feriti e per quanti sono rimasti senza casa. Preghiamo per i soccorritori accorsi già sul posto perché possano salvare le vite delle persone ancora sepolte sotto le macerie». Anche il presidente della regione intereuropea ha espresso vicinanza e affetto alle vittime del terremoto. A tutte le persone che sono in lutto e sofferenza a causa di questa calamità, vorrei dedicare la promessa potente e rassicurante di Gesù: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei forse detto che vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Prego per tutti coloro che sono scoraggiati e soffrono in questo momento, ha concluso il Presidente. La tradizionale festa solidale di Cesena quest'anno ha detto un forte no alla violenza sulle donne. La violenza di genere è un fenomeno che non si arresta e anche nel 2016 produce numeri da strage. La 17ª Festa Solidale di Cesena ha focalizzato l'attenzione su questo problema nei weekend 27 e 28 agosto e 3 e 4 settembre e ha devoluto il ricavato all'Associazione per le Donne, che promuove sul territorio e nelle scuole iniziative di sensibilizzazione e formazione con progetti di accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza.
Si tratta di un fenomeno culturale. Per questo l'associazione punta molto su progetti di educazione, oltre all'aiuto concreto alle donne vittime di violenza. I modelli culturali non si superano solo con le buone intenzioni di un gruppo, ma è necessario il sostegno di molti, ha detto la presidente dell'Associazione per le donne. La festa è organizzata da ADRA Romagna con il patrocinio del Comune di Cesena, del quartiere Fiorenzuola e del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna. È sostenuta dall'8 per 1000 della Chiesa Ventista, che raddoppia il ricavato netto raccolto durante la festa. Ogni anno si svolgono tavole rotonde, laboratori, giochi, mostre, serate di cultura, musica e molto altro ancora. Un evento atteso e partecipato da tutta la cittadinanza. Vediamo il servizio di Opchannel Italia. Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know? Lei è un esponente del Consiglio regionale, mi potrebbe dire in due parole che cosa sta facendo la Regione contro la violenza sulle donne? Abbiamo appena approvato il piano triennale per il contrasto alla violenza di genere. È un piano che prevede moltissime azioni. L'obiettivo è quello di rafforzare da un lato la rete che si occupa di aiutare le donne che subiscono violenze, quindi intervenire nell'emergenza e poi accompagnarle a un percorso per rifarsi una nuova vita e riuscire ad affrontare la situazione. D'altro canto il piano prevede tutta una serie di azioni per poter educare, sviluppare progetti nel territorio e quindi trasformare quella cultura e quell'impostazione che poi può portare alla violenza e rendere più consapevoli invece i cittadini di come giorno dopo giorno anche nella quotidianità si può combattere la violenza e avere un approccio diverso al rapporto anche tra i generi. Uscirà presto un bando rivolto alle associazioni, rivolto ai comuni e agli enti locali proprio per promuovere e finanziare i progetti. Grazie mille. La festa solidale di quest'anno, come ben sa, presenta il tema della violenza sulle donne. Che cosa ne pensa lei di questa tematica? Di grande attualità, tremenda e drammatica attualità. Sempre di più si sentono fatti incresciosi di varia forma di violenza, dall'acido agli sfregi, alla violenza sessuale, allo sfruttamento fino all'assassinio. E secondo lei questa tematica è sottovalutata oppure è enfatizzata al punto giusto? No, sottovalutata perché c'è un mondo sommerso di violenza che ignoriamo, quindi ce n'è molto di più di quello che si sa. Perfetto. Che mi interesso
mi rendo conto che è molto di più quello che c'è di quello che si vede. E che cos'è che si potrebbe fare di reale e concreto contro, diciamo... Questa è un'iniziativa qui che vuole sensibilizzare e apportare contributi anche finanziari, mettere di fronte alla realtà, far conoscere, e penso, noi stiamo lavorando anche per la raccolta di firme. Con questa iniziativa si è voluto intraprendere delle forme di manifestazione presso le più alte autorità del nostro pianeta. Queste firme sono state volute per essere mandate alle Nazioni Unite. Perfetto, grazie mille per la sua disponibilità. Chiedo se può dirmi in due parole quello che l'Associazione per le Donne fa di reale ed effettivo per le donne vittime di violenza, o comunque le donne che hanno bisogno di confessare o partecipare, esatto. Esattamente questo è il punto. Allora, l'associazione ha alcuni progetti, diciamo che i principali sono uno sportello d'ascolto che, come dici tu, in qualche modo cerca di risolvere i problemi che hanno le donne, ma non risolvendoli in prima persona, indirizzandoli laddove ci sono le istituzioni che possono in qualche modo aiutarle. Poi fa un concorso che è indirizzato a tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori del comprensorio che acquisiscono in qualche modo il problema della violenza di genere e lo tirano fuori attraverso la creatività. Quindi fanno disegni, canzoni, musiche, componimenti, movimenti letterari e cose molto molto interessanti. Poi fa anche una serie di iniziative dedicate alla salute declinata in senso femminile, e poi fa molte iniziative per promuovere la conoscenza e la coscienza di un problema come quello della violenza sulle donne. Perfetto, grazie mille per la sua disponibilità. E restiamo sul tema della violenza contro le donne. La FEDEI, Federazione Donne Evangeliche Italiane, invita a non abbassare la guardia e lancia una doppia petizione che sarà consegnata al Dipartimento delle Pari Opportunità del Governo. Si tratta di un nuovo atto per invogliare a un impegno concreto contro la violenza di genere. Per la FEDEI è una battaglia da combattere insieme, per questo ha pensato a due raccolte di firme parallele. Una per gli uomini e una per le donne. Ognuna infatti contiene due elementi, un attestato d'impegno e una petizione. Se la petizione è uguale per tutti, l'attestato d'impegno cambia da uomo a donna. Ecco un messaggio della Presidente della FEDEI sulla violenza contro le donne. Il problema della violenza contro le donne è un problema che risale all'antichità. Colpisce tutti i ceti sociali, colpisce tutte le aree del mondo ed è veramente una grandissima piaga. Bisogna combatterlo perché è un problema non solo sociale, ma è un problema che riguarda tutti quanti, riguarda le amministrazioni, le istituzioni, le scuole, le famiglie, le chiese anche. Quindi anche come Chiese noi dobbiamo chiederci se veramente abbiamo fatto tutto quello che era necessario fare. Molte volte le Chiese sono state in silenzio di fronte a delle violenze e molte volte sono state complici per cercare di mantenere lo status quo, per non provocare altri danni, ma comunque si è usata violenza nei confronti delle donne. Ora, le donne non sempre, non solo, sono vittime. È chiaro che anche loro hanno le loro responsabilità, ma di fronte a degli errori che le donne possono commettere, la soluzione non è l'omicidio, il femminicidio. La soluzione è cercare di comprendersi e cercare di risolvere i problemi. Le chiese, dicevo,
devono fare cultura anche nel loro interno per creare una cultura proprio del rispetto, della legalità, del superamento dei problemi e della creazione di relazioni costruttive, buone, pacifiche tra i sessi. Sappiamo che siamo molto diversi, uomini da donne, però questo non vuol dire che abbiamo dignità diverse. Noi siamo stati creati a immagine di Dio, sia gli uomini sia le donne, e questo dobbiamo comprenderlo. Non c'è nessun essere di seconda categoria, ma insieme dobbiamo imparare a camminare, a educare i nostri ragazzi, a cercare un futuro migliore affinché anche questa piaga possa essere debellata. Ora una breve pausa e poi ritorneremo in studio con altre notizie dall'Italia. Bentornati, riprendiamo il nostro giornale con altre notizie. Si è svolto a Firenze, nell'Istituto Ventista, il corso per laici 2016. Dal 31 luglio al 14 agosto, 25 studenti hanno partecipato al corso di formazione pratica che si tiene ogni anno a Villa Aurora. Un campo studio particolarmente interessante, a detta degli allievi. Quest'anno si è svolta la 16ª edizione del corso e per la prima volta hanno partecipato alcuni figli di precedenti corsisti. Il corso per laici continua a essere un'occasione per innamorarsi di nuovo della parola di Dio. Off Channel Italia ha intervistato il direttore di Villa Aurora e alcuni partecipanti. Vediamo. Sì, in effetti il corso laici è una bella esperienza che già da diversi anni ripetiamo qui a Villa Aurora. Questo permette a diversi fratelli e a diverse sorelle sparsi in tutta Italia di raggiungerci per vivere un'esperienza, ritornare un pochino a ristudiare insieme la parola di Dio e in modo particolare anche come abitare oggi il nostro tempo con i valori della nostra fede cristiana avventista. Quindi fondamentalmente il corso dei laici è strutturato, almeno in questi ultimi anni, in quattro grandi corsi. Un corso di introduzione al mondo della Bibbia, dove cerchiamo di capire come avvicinarci alla parola di Dio senza tradirne il senso, senza manipolarla e allo stesso tempo cercare di leggerla in modo intelligente per il nostro tempo. Un secondo corso in qualche modo aiuta i nostri amici e cari studenti della Chiesa Avventista Italiana a preparare un percorso di studi biblici, quindi un percorso di catechesi biblica e quindi cercare di cogliere quelle che sono le dimensioni esistenziali di questa parola per porgere questa parola come una parola di vita ancora per il nostro tempo e quindi per aiutare i fratelli a dare degli studi biblici che siano più in relazione con i reali bisogni della vita cristiana oggi. Poi c'è un corso che qualifica o comunque permette ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di capire come meglio predicare la parola di Dio, quindi un corso di omiletica, quindi alcuni accorgimenti, l'ABC della predicazione cristiana, e poi un corso di organizzazione e storia della Chiesa Avventista per conoscere come noi effettivamente siamo nati e come funziona la struttura organizzativa della Chiesa Avventista per essere ancora oggi al servizio dell'umanità. Io sono molto felice di essere qui e spero portare a casa tante belle cose, per me è una grande esperienza. All'interno della società odierna, anche per quanto riguarda la Chiesa, è molto utile avere una formazione simile, anche perché ci aiuta molto a comprendere quanto è importante avere un ruolo politico all'interno della Chiesa e anche all'interno della società. E quindi è davvero fondamentale, è davvero di grande importanza questo corso. Sicuramente a me ha dato qualcosa che mi aiuterà adesso, oggi e anche nel futuro. Rimaniamo a Villa Aurora per il weekend di formazione dei responsabili locali della libertà religiosa. Dal 5 al 7 agosto l'Istituto Avventista di Cultura Biblica di Firenze ha ospitato il corso di formazione organizzato dal Dipartimento Nazionale degli Affari Pubblici e della Libertà Religiosa dei responsabili delle chiese locali.
Ce ne parla il direttore nazionale del Dipartimento, seguito dai commenti di alcuni partecipanti. Oggi più che mai le comunità di fede, le nostre comunità di chiesa avventiste non possono vivere come in una sorta di bolla di vetro, non possono isolarsi dal contesto. L'Evangelo ci spinge ad aprirci all'esterno, ci spinge a portare questa lieta notizia, questo annuncio del regno che viene e anche al tempo stesso capire quali sono le istanze sociali che esistono nella città e poter dare una qualche risposta, perché annunciare il regno senza assumersi alcuna responsabilità sui mali del mondo così com'è è un annuncio del regno che non incide, non convince, non persuade nessuno. Insomma, lo stesso esempio che noi abbiamo nei Vangeli, cioè di Gesù, è l'esempio di un Gesù che insegna, predica e guarisce, dove il guarire era il prendersi cura della società che lui visitava quotidianamente. Senza questa presa in carico, senza questo prendersi cura, il suo annuncio, la sua parola sarebbe risultata indubbiamente vana. Sono contento di partecipare a questo corso di formazione perché ritengo sia un momento importante, un momento cruciale, un momento che aiuti ad acquisire coscienza da parte di tutti i ragazzi che partecipano, tutte le persone che poi andranno nelle loro chiese locali a fare i responsabili di dipartimento. Perché? Perché mai come oggi secondo me è urgente un impegno civile, politico del cristiano, della persona che si definisce cristiana e che cerca di declinare questa fede, questa convinzione nei principi del Vangelo anche nella vita di tutti i giorni, nella società in cui vive. Le chiese secondo me sono una sorta di città all'interno delle città e se raccogliamo le sfide che abbiamo all'interno della nostra chiesa e dunque un confronto fra realtà diverse, fra culture diverse, fra generazioni, siamo anche secondo me tenuti a portare questi valori, questi principi e questa capacità di amministrare anche all'esterno delle chiese e cioè essere protagonisti attivi in quelle che sono le nostre città, magari proponendoci addirittura come strumenti in mano alle amministrazioni per poter cambiare in qualche modo in meglio ciò che ci circonda. Sono secondo me sfide attuali, sono vuoti politici, vuoti della società civile che se non riempie il cristiano riempiranno altri e allora perché non far sentire anche la nostra voce in queste occasioni? E questo corso secondo me aiuta ad acquisire coscienza, aiuta ad acquisire informazione, aiuta a stare sul pezzo e anche a permettere alle chiese di declinare questo messaggio evangelico in più modi, perciò sono contento di partecipare e torno a Perugia con un bagaglio di esperienze in più. Lì mi sto già occupando di vita politica attiva, mi sto occupando di un dipartimento che in qualche modo cerca di curare i rapporti con la comunità europea e adesso stiamo affrontando questa emergenza importante dei migranti. Anche lì noi siamo tenuti a dare una risposta, non solo come amministrazione ma anche soprattutto come cristiani, una risposta di accoglienza, di integrazione e di pluralismo. Il mio sogno sarebbe quello di vedere le nostre chiese come punto di riferimento per gli altri, per tutti, per noi. Uscire un pochino dai confini che ci siamo posti per realizzare quella spinta riformista che da sempre, secondo me, deve contraddistinguere e ha contraddistinto la chiesa avventista. Perciò è una bella sfida e sono contento di partecipare nel mio piccolo. Abbiamo iniziato parlando anche di politica, cioè come poter utilizzare la cosa pubblica, come poter fare la cosa pubblica nel migliore dei modi e soprattutto da cristiani, una cosa molto importante che ci vede al di là della nostra solita veste, no? E che ci fa uscire anche dalle nostre chiese per andare nelle piazze, come in realtà, no? Anche Gesù indicava, cioè di uscire dal nostro seminato e di andare oltre. E forse anche questo è un modo efficace di testimoniare. Sicuramente il corso è interessante perché la parte della libertà religiosa e soprattutto del discorso degli affari pubblici su cui stiamo focalizzando in questo pomeriggio sono un aspetto molto importante all'interno delle nostre chiese perché è importante per noi capire qual è il nostro ruolo come responsabili e che cosa poi possiamo portare alle nostre comunità per insomma esplicare quello che, a cui la nostra comunità ci ha chiamati a rispondere. Quindi sicuramente il corso è fondamentale e soprattutto a capire che cosa significa non solo libertà religiosa ma soprattutto affari pubblici, quindi il ruolo della Chiesa in relazione alla politica e alla comunità civile dove viviamo. Fra 2 mesi e mezzo andremo a votare per
confermare la modifica della Costituzione o per votare contro la modifica che è stata fatta. Io credo che sarebbe bene, sarebbe anche urgente, che le nostre comunità si incontrassero non per decidere se votare in un senso o votare nell'altro senso, ma per discutere sulla cosa, per prendere coscienza il valore del sì e il valore del no. Poi ognuno voterà secondo coscienza, ma il fatto di incontrarci per discutere, per capire, per sentire che quello che si voterà è qualcosa che ci deve interessare in prima persona, perché sarà per il nostro bene, sarà per il bene degli altri, sarà per il bene dei nostri figli e dei nostri nipoti. Credo che se questo dovere non lo compiremo, per me facciamo un danno al nostro essere qui adesso e ora. Se vogliamo essere cittadini del nostro paese, dobbiamo prendere coscienza di questa realtà. Noi siamo chiamati a compiere un dovere, e come questo dovere lo compiamo? Se tra di noi non ci siamo incontrati, non per influenzarci su come dobbiamo votare, ma per influenzarci nel capire che dobbiamo votare per qualcosa del bene comune. Estate, è tempo di vacanze e negli scorsi mesi la Chiesa Avventista ha organizzato diversi campeggi in tutta Italia. Ha iniziato l'AISA con i campi scout per i tizzoni e gli esploratori, sempre molto partecipati da ragazzi che ritrovano gli amici. Si lanciano in giochi, escursioni e gare sportive, approfondiscono i temi biblici in modo divertente. Nel campo Tizzoni di Marina di Ginosa, in provincia di Taranto, il pastore concludeva la riflessione spirituale interattiva con la preghiera popcorn, molto amata dai bambini, in cui ognuno ringraziava Dio con parole semplici e spontanee. I compagnoni hanno invece attraversato la Liguria seguendo la Via del Sale, nel campo itinerante che dalle montagne li ha portati fino al mare. Un'avventura faticosa, ma entusiasmante. I giovani hanno coniugato divertimento e solidarietà anche quest'anno, nel campo organizzato a Palermo in collaborazione con ADRA. Le famiglie hanno fatto scorta di energie spirituali e fisiche nel campo che si è svolto a Casuccia Visani, a Poppi, organizzato dal Dipartimento Famiglie. Infine la terza età si è ritrovata a Bellaria di Rimini per un soggiorno vacanza, vivendo momenti di relax e di spiritualità. Un'estate di ricarica per tutti, vacanze trascorse in modo diverso, staccando la spina dalla quotidianità e attaccandola saldamente al Signore. La Federazione delle Donne Evangeliche in Italia celebra i suoi primi 40 anni con la pubblicazione di un libro. Innovatrici, complementari o scomode? Donne delle Chiese Evangeliche è il titolo del volume scritto a più mani da donne delle diverse realtà evangeliche che compongono la FEDEI. 35 autrici, tra cui alcune avventiste, condividono la propria esperienza in vari ambiti come spiritualità, ricerca teologica, predicazione, attività sociali e culturali, leadership femminile e welfare. In una società che registra ancora disuguaglianze tra i sessi, discriminazioni razziali e sentimenti di intolleranza, la FEDEI e i movimenti femminili delle Chiese Evangeliche ripercorrono la loro storia e il senso del loro impegno per il bene comune. Il volume è stato presentato in anteprima al Presinodo delle Donne a Torre Pellice il 20 agosto, seguito da una riflessione sul cammino da proseguire. Siamo arrivati alla fine del nostro giornale. Grazie per essere stati con ANN. Vi aspettiamo la prossima settimana con nuove notizie dalla Chiesa Avventista Mondiale e Italiana. Nel frattempo seguiteci anche su Facebook, Twitter, con notizie, foto e video sempre aggiornati. Prima di lasciarci, vi dedichiamo un messaggio spirituale che questa settimana si trova nel libro di Romani, al capitolo 15, il versetto 13. Il testo dice: «Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo».
Ora è proprio tutto e ricordate che ci trovate su news.avventisti.it con notizie sempre aggiornate. Alla prossima settimana e che Dio vi benedica. Arrivederci.